Raffaella Caputo, Raffaella Caputo. Socio onorario per la passione e la dedizione degli anni nel campo del counseling filosofico. Raffaella è una delle nostre prime diplomate, no? Che è proprio dal 2004, no? Sì, ed è stata per un po' di anni il tutor della nostra scuola, ci ha accompagnato, poi ha avuto varie vicissitudini anche di salute, non si era ferito, però ci ha sempre seguito, è sempre stata fedele, presente, attiva, e l'avrete vista in tutti i nostri convegni, attività, e quindi sono felice di darti questa targa come riconoscimento. Posso solo dire che quello che ha detto Lodovico oggi parlando di amore mi è venuto in mente ieri sera, mi stavo addormentando e ho detto: ma cosa posso dire? Posso dire amore, sì, è proprio questo che è la base, credo, proprio di chi inizia questo percorso. Mi sono molto grazie. Commossa e grata a Lodovico, perché ho seguito dall'inizio, proprio vedevo le sue parole, no? Era bellissima questa scuola, e sono orgogliosa di essere parte di questa bellissima associazione, scuola, stile di vita, credo, modo di essere. Grazie. Proiettarvi il professor Cattolini. Allora, parlo da qua così mi vedete anche, tanto mi vedete. Allora, siamo felici che, di avere come socio onorario del nostro istituto, della nostra scuola, il professor Paolo Cattolini, che come sapete è docente presso di noi da un po' di anni. E su sua richiesta esplicita abbiamo inserito nel nostro registro dei counselor filosofici, quindi oltre ad essere docente è anche nel nostro registro come counselor filosofico, che abbiamo voluto preparare. Adesso te la faccio vedere virtualmente, però poi quando riusciremo te la daremo anche fisicamente. La nomina di socio onorario professor Paolo Cattolini per il contributo fondamentale nella ricerca, la formazione e lo sviluppo del counseling filosofico. Quindi ti ringraziamo per essere con noi, siamo molto onorati di averti nel nostro gruppo, e questa targa è un piccolo riconoscimento, è un modo per esprimerti il nostro apprezzamento per quello che ci stai dando, il tuo contributo continuo e la tua presenza anche continua con noi. Quindi ti ringraziamo e ti facciamo un applauso che spero che tu senta. Sì, ci sentiamo. Io sono io che devo esprimere il mio piacere, l'onore di ricevere questa attestazione, che è arrivata in un momento delicato, di non solo biografico ma anche di studio e di ricerca. Come sapete, ho sempre cercato di costruire una serie di ponti tra noi bioeticisti clinici e il counseling filosofico, perché mi è sempre parso una parentela feconda, anche se non tutti i miei colleghi l'hanno capita. Penso che sia sul piano scientifico sia sul piano degli sbocchi professionali questo tipo di sinergia avrà molto da dire nei prossimi anni, e anche i casi
clinici più clamorosi hanno mostrato l'esigenza che gli stessi giudici, le stesse autorità, oltre che l'opinione pubblica, siano preparati da figure come i counselor filosofici o i bioeticisti clinici a prendere decisioni importanti sul piano morale, sul piano civile, sul piano anche giuridico. Sempre di più la responsabilità è sparsa, è diffusa, e occorre una preparazione e una capacità di consigliare in profano il cittadino comune con delicatezza e in modo personalizzato. Credo che questo sia uno dei motivi per cui ci siamo trovati bene reciprocamente, in cui io mi sono sentito accolto, valorizzato nelle poche cose che ho potuto fare, e in cui forse anche voi avete recepito che da storie come la mia, che sanno di medicina, di psicologia, di filosofia, si può pescare qualche cosa di positivo e di attuale per noi e anche per la società nella quale vogliamo porci al servizio. Quindi grazie infinite, sarà per me anche per la mia famiglia un simbolo caro, un simbolo che terrò vicino a me.